Sì. Allora, questo qui si chiama Anto. Questo di qua? Ah, Anto, questo. 2 metri. Ah, 2 metri Anto. Circa. Quindi se c'erano 4 mietitori, uno è il capoanto. Come in questo caso sono io. In questo caso perché sì, sei... Lui che dice? È più ampia. Tutti i posti di lavoro sono ampi. Ah. Questo è lo mietitore. Ah, ecco, ho capito. I forestali che vanno, infatti il termine resiste insieme ai forestali. Sono all'anto. Ah, cioè all'anto vuol dire il posto di lavoro sarebbe. Ah, ecco. Il posto di lavoro. Fiumena all'anto e Fiumena all'umero. Non ho capito. Fiumena all'anto e Fiumena all'umero. Ah, Fiumena all'umero. Allora vediamo com'è a Mauto. Allora, prima il cino, ah, questo allora, se ne prendono 3 fili. E poi come si tiene? Ah, ecco, col dito così. Vediamo Paolo. Se ne prendono un pochino. Sì. E li gira di questa parte. Campagna, no. Poi li ritiene col dito pollice. Ah. E i 4 diti sono liberi. Ah, cioè, per la protezione dita. Delle dita. Si chiamano i canneggi. Sì. Sotto le foa dello sole ardente, le contadine mettono festante, poche de grosse fauce d'agliente, lassanno regno arrere e gli annavanti, tutte sodate che ne de brociore, cantono da così le metedore. E solo a Saoretto lo signore simile mete se tu vuoi mangiare lo pane dolce che non de sodore. Che io ricordo nei discorsi degli anziani, praticamente da, tipo un lutto in famiglia, si mettevano la pettorina mentre che tavagliavano la pettorina nera. Se uno era in lutto, sì, portava il lutto, sì, anche sì, durante la mietitura. Sempre durante la mietitura. Rigorosità, diciamo. Certo, certo. Il rispetto per i morti. Li sentivo raccontare, ma già avevamo allentato un pochettino, sì, sì, diciamo, questi costumi così stretti, così severi. Ah. Quindi il pettorale poi non lo potevi trovare che ti proteggeva, perché certo, noi vedremo quando pesiamo i resti, Caia, magari i peli dei cavati all'isciano. Ah. Quindi qui ci grazie. Certo. Se non c'è pane l'uomo non è falloto. E non si impugna spada e manco scudo. Dopo che lo frumento sta metodo, all'aria va bene ammonzettato. Da cebbi all'armale e granaiolo. Mi chiamano Pastoroni. Girano donna sopra addopagliato. L'inizio dalle ali. Bambina che la spiga è spuzzolata. E si dice. E la paglia recisa e smenuzzata. Si appoggia il gomito e si gira la prima volta. E solo Saoretto lo signore. Poi si fa un altro giro.
il terzo la prima della mia mangiare lo pane dolce che non desodore ne lo mangiamo e la marcia vagliare. Se non c'è pane l'uomo non è falloto e non si impugna spada e manco scoto e solo a saoretto lo signore simile me ti sento va a mangiare lo pane dolce. E allora poi questo si chiama restucce, vero? Poi anche lì c'era, diciamo, l'insegnamento dei nostri padri, sì, che bisognava lasciarla come una tavola. Ma per esempio l'altezza da terra, se tu la facevi quasi a raso terra, diciamo ricavavi più paglia. C'era una regola così empirica. Di paglia c'era un muovascio. C'era un muovascio, si dice. Se paglia non avevamo bisogno, c'era un muovascio. Ecco, allora però è chiaro. A campagna vuol dire la ditta, perché sa la campagna non era la ditta. Sì. Si c'è dare qualche per forza. Esempio, chi aveva solo i muli? Che ho fatto salmati di terreno, che la paglia l'ho fatto. Ah, quindi era anzi. Non è che c'era da venderla. Quindi la stava a restuccia. Un po' più alta. Un'altra cosa, ma poi a restuccia mi pare che si ricavava ancora qualche cosa dandola al pastore. Erano pascoli estivi. Perché... pascoli estivi, ma che si mangiava? Un arrestuccio oppure poi cresceva un po' di erbetta? Come era sotto bosco, questo qui, i terreni erano puliti. Ah. Quindi il pascolo estivo perché nei terreni non c'era più niente, adesso c'è abbondanza. E che si mangiavano? Proprio arrestuccio. Ma poi animale che mananno, vai e bene, chi sta diventando la paglia? Ah. Si mangiavano magari la paglia. Ma voi, Paolo, nella vostra proprietà gli davate, l'affittavate al pastore dopo la mietitura? Sì. E portava il suo greggio a pascolare. Ma vacchio anche pecore? Anche vacchio? Maggior parte pecore. Ma poi era un bene, perché poi queste pecore, andando a nanno e benenno, faceva anche il concime. Allora, questo è l'amico Enzo Cerfaglione che si sta esibendo in una mietitura. Ma tu hai mietuto da piccolo, un tino? Ma fa sbordare, ma sono delle licenze. Ah, poi mi sembra che hai fatto una specie di poesia, canzone. È la vita di un contadino che si usiva a madrini. Con un guanto moderno, naturalmente, che dovrebbe proteggere lo stesso. Tu quale hai? Quella a dentini? Sì. Ora ci ha buttato a mouse, fatti. Buongiorno. Adesso vi battezzo come amici della terra col cappello di paglia. Mariolo Nero, che però dobbiamo mettergli il cappello, se no non vale. Ah, che ci vuole spiegare le regole della spigolatura? Cioè, la spigolatura, o perlomeno il termine in siciliano era scogliere. Ah, a scogliere. Ma non era le olive che si diceva scogliere? La tecnica, poi si può fare con le olive, con le mandorle, si faceva anche con le spighe. Io avevo a scogliere spighe, che non è accogliere, ma a scogliere. E il significato consiste in questo: quando il campo veniva già falciato, sì, quelle che rimanevano teoricamente erano perse. Perché il proprietario non aveva interesse a raccoglierli così. Allora questo fatto consentiva alle persone non abbienti di recuperare qualcosa. Questo recupero era per dare da mangiare ai figli e questo avveniva per le persone più povere. Ed erano le spighe cadute, diciamo, le spighe cadute. Quelle che non prendeva nessuno. Quindi sono mangiate a forame, si diceva. A forame, che erano gli uccelli tutta la... o comunque persi. Meglio niuro pane che niuro fame. We'll be right back.
Pierpaolo. Questa è il linguaggio forse scientifico, si chiama mutazione genetica o malattia. Ma io opterei per la seconda versione. Sì, una malattia, punto da qualche cosa, qualche... No, vedi che qui praticamente la spiga non ha potuto stelare. Ah, è rimasta imprigionata, allora si è sforzata. Si è sforzata e uscita di piano. Un mostro praticamente.